Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Oggi il Vangelo ci invita ad amare senza limiti, che è la misura dell'amore vero. Dio è amore perché fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. E l'uomo, che è una scintilla di Dio, deve lottare per somigliare a Lui ogni giorno di più, perché siamo figli del Padre nostro celeste. Dove troviamo il volto di Cristo? Negli altri, nel prossimo più vicino a noi. È molto facile provare compassione per i bambini affamati di una religione lontana dal mondo che vediamo in televisione, oppure per gli immigrati che sbarcano sulle coste di un altro paese. Ma a quelli di casa nostra e ai nostri compagni di lavoro e quel familiare lontano che è solo e al quale potremmo dare un po' di affetto e di compagnia? Gli altri, insomma, quelli che possiamo raggiungere, come li trattiamo, come li amiamo, concretamente quale servizio rendiamo loro ogni giorno? È molto facile poi amare chi ci ama, ma il Signore ci invita ad andare oltre, perché se amate quelli che vi amano, quale merito ne avrete? Non fanno così anche i pubblicani? Amare i nostri nemici, punto esclamativo. Amare quelle persone che sappiamo con certezza che non ci restituiranno mai né l'affetto, né il sorriso, né quel favore che gli facciamo. Semplicemente forse ci ignorano. E il cristiano, ogni cristiano, non può però amare interessatamente. Non deve dare un pezzo di pane, un'elemosina al mendicante dell'angolo della strada giusto per farlo perché appartiene ad un'etichetta. Deve dare se stesso, e anche se da poco lo deve dare con il cuore. Il Signore morente sulla croce perdona chi lo crocifigge, non un rimprovero, non un lamento, né un gesto improprio. Amare senza aspettare nulla in cambio. Quando amiamo dobbiamo seppellire le nostre calcolatrici. La perfezione è amare senza limiti. La perfezione l'abbiamo nelle nostre mani in mezzo al mondo, tra le nostre occupazioni di ogni giorno, facendo quello che semplicemente bisogna fare ogni istante, non quello che ci soddisfa di più. La Madre di Dio ci dà l'esempio alle nozze di Cana. Si accorge che gli invitati non hanno vino, si fa avanti, chiede al Signore che faccia il miracolo. Chiediamo allora a lei, oggi, il miracolo di saper scoprire l'altruità che il Signore Gesù ci chiede.